Ciao a tutti, oggi è disponibile un nuovo update 17.2.1. Potete trovarlo all'apertura facendo un check eh, della versione disponibile e andiamo a fare download. E adesso, molto sinteticamente, vi dico cosa è stato aggiornato fatto un backup di sicurezza del database e adesso vado a installare la nuova versione non ho disinstallato perché ogni volta mi è andato a buon fine non serve disinstallare e ristallare anche se magari in alcuni casi è consigliato se si arriva da eh, versioni più vecchie quindi se dovete passare dalla 16 alla 17 ma all'interno della 17 stessa non dovrebbe essere necessario quindi installiamo accettiamo i termini la cartella dove verrà installato e installiamo rilanciamo da Vinci e eccoci all'interno del programma quindi cosa troviamo migliorato in questo update 17.2.1? E adesso ve lo dico, poi metto l'elenco anche in descrizione. Sono state migliorate eh, le prestazioni di riproduzione sui dispositivi di archiviazione di rete, poi miglioramento delle prestazioni di avvio quando si utilizzano dispositivi di monitoraggio video prestazioni di avvio durante la scansione di modelli Fusion quindi anche in Fusion È risolto un ritardo eh, durante la modifica delle proprietà Age DR utilizzando un pannello di controllo è stato risolto un problema con la forma d'onda che veniva ritagliata per l'audio normalizzato a 32 bit poi, un altro problema risolto di comportamento errato nella normalizzazione del volume. Ecco, questo forse l'avevo notato. Poi, risolto un problema con la registrazione dell'audio a 192 kHz nei progetti Flex Pass. Eh, risolti i problemi, cioè abbiamo una sfilza di problemi risolti che non finisce più. Eh, problemi risolti con l'audio durante la riproduzione di clip. Eh, MK1 Matrioska in Windows, vi ricordate che avevo lamentato proprio il problema? Che non sapevo se era mio o era diffuso, eh, che avevo problemi con l'audio di Matrioska perché me lo riproduceva in maniera errata e quindi non avevo più registrato con OBS in Matrioska. Poi, ho risolti nomi audio eh, collegati errati negli eh, AAF. Per flussi di lavoro di andata e ritorno, beh, questo non so bene a cosa faccia riferimento. Risolto il problema di interruzioni momentanee dell'audio durante la riproduzione di timeline di grandi dimensioni, risolto il problema con il ricollegamento dei media durante l'importazione di una timeline di RT. Eh, risolto il problema con. Con le preferenze input output del midi preesistente tra riavi risolto il problema relativo all'inversione della direzione dell'iride nelle, trans nelle transizioni di forma quindi probabilmente quando si invertiva l'iride c'era qualche problema eh, risolto il comportamento errato nel caricare fusion con alcune sequenze di immagini risolti Anteprima errate delle LAT in Fusion, eh, caricamento di file LAT, nei bundle di RFX, problema con l'aggiornamento di nuovi contenuti per i modelli, problema relativo alla persistenza del layout nell'interfaccia utente tra i riavvi dell'applicazione. Problema con l'esportazione di file sidecar dei sottotitoli in una nuova cartella. Problemi con i processi di rendering che ignoravano gli intervalli in out in collaborazione. Un problema durante il taglio delle pip della array in file eh, row mxf nella gestione dei media. E ancora problemi generali relativi alla stabilità. Quindi vedete ogni volta eh, quanta attenzione c'è a risolvere problemi che sono, ovviamente nascono nel, eh, inserendo nuove cose. Bene, io questa lista ve la inserisco direttamente in inglese in descrizione al video e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti